Quest'anno anticipiamo nel mese di dicembre la presentazione della relazione annuale sull'attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei reati intenzionali violenti e del Comitato nazionale. L'attività del Comitato e del Commissario da quest'anno si incentra su tre direttrici fondamentali. A quella tradizionale delle vittime della mafia si è aggiunto nel 2016 l'attività in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti e del 2018 quella in favore degli orfani per crimini domestici, del femminicidio in particolare. L'attività relativa agli interventi solidaristici dello Stato in favore delle vittime della mafia quest'anno è stata particolarmente intensa quanto alle quantità lavorate e alla performance che l'ufficio è riuscito a raggiungere, non registrandoci novità alcune da un punto di vista normativo. L'ordine di grandezza si è aumentato di oltre il 60% nonostante le difficoltà che anche questo ufficio ha dovuto subire per effetto della pandemia in atto. Quest'anno sono stati liquidati per questa tipologia di intervento oltre 41 milioni di euro a fronte dei 25 dello scorso anno. Per quanto riguarda invece il lavoro svolto, nel senso dell'attribuzione di interventi solidaristici in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, quest'anno si è registrata la fondamentale novità dell'approvazione, dell'entrata in vigore del decreto interministeriale che ridefinisce gli importi degli indennizzi che erano fermi al 2017 e alla prima applicazione della legge. Gli importi sono considerevolmente aumentati, peraltro è stato previsto anche l'aggiornamento e la ridefinizione delle posizioni definite in periodi precedenti, per cui l'ufficio è stato messo nelle condizioni di riconoscere alle vittime di questi reati o ai loro eredi somme che sono aumentate di 14 volte quelle liquidate negli anni precedenti, nello specifico sia per nuove fattispecie che per rideterminazione sono stati liquidati circa 4 milioni di euro. Sono aumentate notevolmente le richieste, anche se in questo campo specifico auspichiamo che ne arrivano sempre di più perché non vi è una corrispondenza tra reati commessi e richieste che pervengono all'ufficio. Ultimo settore di attività, i benefici solidaristici che lo Stato riconosce agli orfani dei crimini domestici, cosiddetto femminicidio. Qui è entrato in vigore il 16 di luglio di quest'anno, dopo un'elaborazione che è durata più di un anno e mezzo, finalmente il regolamento interministeriale. Sono previste quattro tipi di interventi. Il primo di sostegno allo studio, e qui sono previste borse di studio e pagamento delle rette in istituti convittuali, collegi, educandati, e comunque istituzioni di questo tipo, il rimborso totale. Previsto il rimborso delle spese mediche ed assistenziali sostenute dagli interessati, sia pure per un periodo limitato al 2018, 2019 e 2020, alla semplice produzione delle giustificazioni di spesa, cioè le ricevute di spesa per le tipologie che sono previste nel decreto stesso. La terza attività è legata alla promozione delle condizioni di professionalizzazione dei giovani, quindi la formazione professionale che viene svolta d'intesa con le regioni e incentivi all'assunzione di orfani di crimini domestici con il rimborso per un periodo di 3 anni del 50% degli oneri sostenuti dalle imprese. Quarto settore di intervento è il sostegno alle famiglie affidatarie. Tutte queste misure sono tra loro cumulabili. Cosa importante che si è realizzata con questo regolamento è la norma che prevede che non bisogna aspettare la definizione del procedimento penale per la definizione del reato di femminicidio, ma noi anticipiamo la qualificazione del reato al momento della commissione del delitto in maniera tale, con l'aiuto naturalmente degli organi informativi periferici, prefetture e organi di polizia e naturalmente la magistratura perché si possa intervenire immediatamente in favore dei minori perché l'intervento in questo campo è tempestivo o non è. La relazione in realtà conclude l'illustrazione dei risultati conseguiti anche con una nota di soddisfazione e questo per due ordini di ragioni. Da un lato perché l'ufficio del commissario che ha una vita ormai ventennale, si è arricchita di nuovi compiti,
che fino a un anno e mezzo fa erano ancora sulla carta, ma che adesso sono in concreto esercitati. E quindi c'è un'articolazione nuova e sicuramente più interessante, più stimolante, sia per chi lo dirige che per chi vi opera, che per il Comitato di Solidarietà stesso. E la doppia soddisfazione è per essere riusciti a tradurre la previsione, una previsione normativa in norme regolamentari che consentono allo Stato di intervenire adesso nel concreto. Questo per me è stato un particolare motivo di soddisfazione, in ciò essendo supportato. Devo dire in maniera intelligente, costante e professionalmente molto elevata dal Comitato di Solidarietà, al quale va il mio sincero apprezzamento e ringraziamento.